troviamo in via Goito 35B presso l'Associazione Culturale Cento Fiori, in attesa che inizi un dibattito della lista Ruotolo, lista Ingroia, Rivoluzione Civile. Ci troviamo con Fabio Alberti, che è il segretario romano di Rifondazione Comunista. Allora, innanzitutto, come sta andando? Ma sta andando bene, mi sembra che la gente aspettava questa novità, che poi novità non è, perché l'opposizione nel paese alle politiche del governo Monti c'era, l'insoddisfazione c'era, ma non c'era un partito, una lista, una formazione politica che con chiarezza ed anche in Parlamento vi si opponesse. Ora Ingroia dà questa possibilità e mi sembra che la gente la stia accogliendo. Voi tra poco arriverà qua anche Ivano Peduzzi, un consigliere regionale della Federazione della Sinistra, ora uno dei vostri candidati, la punta di diamante del vostro schieramento, con Ingroia naturalmente. Sì, sempre con Ingroia e con Ruotolo, candidato presidente della Regione Lazio. Ivano Peduzzi è il candidato di Rifondazione Comunista in questa lista, è un candidato che come dire, si è sempre opposto alle politiche regionali, perché anche qui in Regione c'è molto da cambiare, non basta mandare a casa la Polverini, ci sono politiche da cambiare e la nostra presenza nella lista è una garanzia che non si torni ad inciuciare con i partiti del centro-sinistra, ma che si faccia un'opposizione seria e coerente in questa regione per cambiare pagina. Buon lavoro. Grazie. Ivano Peduzzi, consigliere regionale, candidato per la lista di Rivoluzione Civile di Ingroia e Ruotolo, candidato presidente. Oggi qua via Goito, per che cosa, Ivano? Per impostare un lavoro che dopo le elezioni raccolga queste vertenze per dare uno sbocco occupazionale e quindi rilanciare l'economia e l'occupazione nel Lazio. Abbiamo visto diverse persone, sono interessate, chiaramente è un problema grave quello del lavoro. Certo, molte vertenze, molte disoccupazioni in corso, molte casse integrazioni, senza un disegno, una politica attiva della regione per tentare di pianificare un intervento pubblico in economia, perché di questo si tratta, l'intervento pubblico per non lasciare al mercato, all'impresa, al liberismo la soluzione occupazionale di tanti e tanti cittadini del Lazio. Ivano, ci siamo ormai quasi al termine della campagna elettorale, noi abbiamo trovato casualmente una scheda qua, guarda qua se la cosa ti aggrada, può essere, basta scrivere, questa volta non si sa perché si vota sia per il Parlamento, cioè per la Camera, per il Senato e per la Regione. Tre schede senza preferenza, quella rosa e quella gialla e quella verde, la scheda verde che è della Regione, accanto al simbolo la preferenza, una preferenza. Quali sono le vostre previsioni? Riuscirete ad avere in Regione Lazio uno o due candidati con la lista Ruotolo presidente? Senz'altro, ma noi spieghiamo anche qualcosa di più, insomma, abbiamo un polso di una situazione che sta crescendo sempre di più, la speranza dei cittadini di cambiare fuori dal bipolarismo classico centrodestra e centrosinistra che fino a oggi, diciamo, intendono proseguire sull'agenda Monti e che a noi, diciamo, non sta bene e non condividiamo. Ecco. Dopo dovrete fare un ammiccamento verso Zingaretti, che si presume sia il presidente. Zingaretti lo abbiamo ammiccato quando si è candidato per cercare di fare un programma comune e andare insieme. Non ci ha risposto, vedremo in aula quello che succede. Insomma. Per ora buon lavoro. Grazie.